Si aggravano gli scontri tra manifestanti sciiti e forze dell'ordine in Bahrain dopo la decisione della giustizia del regno di condannare a 7 giorni di detenzione il leader dell'opposizione sciita, lo sceicco Ali Salmane. Durante gli scontri nella periferia della capitale Manama, le forze dell'ordine hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Nei disordini, almeno 5 persone sono rimaste ferite. Salmane, 46 anni, leader del principale gruppo d'opposizione sciita, Al-Wefaq, è stato arrestato domenica dopo essere stato convocato al Ministero dell'Interno. Lunedì sera è stato formalmente accusato di incitamento all'odio contro il governo e la minoranza sunnita e di voler rovesciare il regime. Venerdì scorso aveva preso parte ad una manifestazione di protesta contro le recenti elezioni legislative. L'opposizione sciita, che rappresenta la maggioranza della popolazione in un paese guidato dalla minoranza sunnita, aveva invitato al boicottaggio.